Un saluto amici di RDN Radio da Fabio Pezzotti in Noi e la Roma. Presente oggi ai nostri studi, ma al telefono, l'opinionista che ormai si sta rivelando da qualche puntata, Sandro Ronconi. Ciao Sandro. Ciao, un saluto a tutti i radioascoltatori di RDA Radio. Chiaramente tema incentrato sulla squadra giallorossa e non potrebbe essere altrimenti, Sandro. Roma-Verona, sabato sera 20:45. Io, dal mio punto di vista, ho visto una Roma ben messa in campo, soprattutto che ha sviluppato un ottimo gioco offensivo, ferma soprattutto in tema difensivo, soprattutto anche a centrocampo si sono viste ottime trame di gioco, ottime costruzioni e poi le finalizzazioni ad opera, lo ricordiamo, di Nainggolan al 22esimo e poi la doppietta di Dzeko sul finire del primo tempo e poi a metà ripresa. Sandro, se dovessi dare un giudizio, ma soprattutto un voto alla squadra che ha messo in campo Eusebio Di Francesco sabato sera, che voto daresti e soprattutto come l'hai vista in campo? Allora, bene, innanzitutto vorrei fare una premessa, Fabio, che il diluvio che si doveva abbattere, quello atmosferico su Roma, in realtà si è abbattuto sul povero Verona da parte della squadra della Roma. Direi, per quanto riguarda la squadra messa in campo di Francesco, un bel 7,5, in quanto ha avuto il coraggio, insomma, di fare alcuni cambiamenti, alcune scelte e soprattutto alcuni accorgimenti tattici. E diciamo si è cominciato a vedere anche un bel gioco e soprattutto io lo avevo evocato non prima di 10 giorni fa che il nuovo acquisto, il nuovo e vero acquisto della Roma sarebbe stato Florenzi e credo che Florenzi in campo ha dato veramente a centrocampo soprattutto, quello che mancava a questa squadra, quel brio che mancava soprattutto all'inizio delle partite e che è mancato soprattutto nel secondo tempo con l'Inter. Sì, infatti Sandro, ti do pienamente ragione, è stato addirittura Florenzi votato come miglior giocatore della partita Roma-Verona. Abbiamo visto il vero Florenzi, è ritornato quello che realizzò quel fantastico gol in scempio da metà campo contro il Barcellona, proprio qui allo Stadio Olimpico. E da lui sono partite tutte le maggior iniziative in fase d'attacco, ma soprattutto è stato anche attento a filtrare le azioni a centrocampo. A un altro giocatore che io non credevo che potesse inserire in questa formazione Eusebio Di Francesco, il giovanissimo Turco Under. Veramente, veramente si sono viste delle ottime giocate. Ricordiamo, è giovanissimo, quindi scendere in un Olimpico dove c'erano 40.000 spettatori, sì, c'era la bufera di pioggia e vento, per carità, però è sempre, no, ti fa sempre, ti tocca, è emozionante, quindi è palpitante l'emozione che sicuramente il ragazzo turco ha vissuto sabato sera, però lui non si è arreso, anzi ha fatto vedere ottime giocate, ha colto anche una bellissima traversa, poteva essere un Eurogol, quindi ottima prova di Under, ma soprattutto grande coraggio e meriti vanno al tecnico giallorosso che lo ha inserito. Come hai visto appunto l'inserimento di questo giocatore, Sandro? Diciamo la seconda scelta azzeccata di Di Francesco dopo quella di Florenzi. Per quanto riguarda il giovane turco, ti posso solo confermare tutto quello che hai detto e aggiungo che nel calcio ci sono pochi allenatori seri e preparati e uno fra tutti è Fatih Terim, ex allenatore anche del Milan, allenatore della nazionale turca. E per me basta il suo giudizio per quanto riguarda questo ragazzo, che l'ho espresso non meno di un mese fa quando è stata acquistata da Roma, ha detto è il futuro del calcio turco, è il futuro, è il perno su cui si dovrà appoggiare la nazionale turca e quindi credo non ci siano altre parole, Fabio. Sì, infatti, ma comunque bisogna anche dire che non soltanto Under ha giocato bene, Florenzi, tutta la squadra in maniera corale ha prodotto un gioco spumeggiante, un gioco omogeneo e infatti il malcapitato Verona, la squadra scaligera ben condotta da Fabio Vecchia, tra l'altro perché ha provato a creare fastidi in fase d'attacco alla difesa giallorossa, ma nulla ha potuto contro questa squadra ben messa in campo e si stanno, devo dire, si stanno iniziando a vedere i frutti di mister Eusebio Di Francesco.
Francesco. Ricordiamo anche l'inserimento in pianta stabile di Pellegrini, quindi pensi che Pellegrini sia un'altra pedina fondamentale nel centrocampo, perché poi oltretutto è inserito a centrocampo, ma lo vediamo spesso in attacco, infatti non disdegna anche il tiro dalla distanza. Come vedi anche quest'altro inserimento? Ecco, sei arrivato al terzo intervento positivo da parte di Francesco, vale a dire l'inserimento di Pellegrini, che anche noi da buon profeti qualche settimana fa avevamo detto che era giunta l'ora di questo ragazzo, che ben aveva fatto in Emilia con il Sassuolo e che chiaramente Di Francesco ha fortemente voluto alla Roma. Io vorrei anche aggiungere che per quanto riguarda la Roma, questi inserimenti hanno permesso che rispetto alle prime tre partite, eccetto quella con la Sampdoria che non si è giocata, ci sono stati meno passaggi a vuoto, o vale a dire meno momenti in cui la Roma ha avuto quelle pause che l'anno scorso hanno portato a delle pesanti sconfitte, cocenti sconfitte, hanno fatto sì che non si arrivasse alla conquista dello scudetto. E io già sabato ho notato questo progresso, una squadra che non ha avuto pause, una squadra che è riuscita a gestire anche qualche piccolo momento difficile, qualche piccolo momento in cui la squadra giustamente non può tenere il ritmo per 90 minuti, ebbene è riuscita a gestirli e non ho visto nessun passaggio a vuoto, tant'è vero che mi sembra di ricordare che il Libero non abbia prodotto nessuna azione da gol. Sì, verissimo Sandro, ciò che dici confermo pienamente, ma non potrebbe essere altrimenti vista la tua preparazione in materia. Io devo dire da parte mia che ho visto anche il mostruoso Manolas in difesa accompagnato da Fazio, diciamo che Fazio e Kolarov li ho visti un po' sottotono, ma purtroppo le partite qui sono una ogni tre giorni, quindi ci sta un po' di flessione da parte dei giocatori. Invece ho visto un grande anche El Shaarawy, che ben si è comportato in fase d'attacco, creando non pochi scompigli in difesa avversaria. Poi il Zeko, che fa il suo, realizza una doppietta ed accompagna anche la squadra nelle azioni più pericolose. Quindi diciamo in maniera molto sintetica che la Roma ha prodotto un bel gioco, ma soprattutto si sono visti i lavori che Eusebio Di Francesco sta dando alla squadra. L'impronta del mister si sta vedendo, vero Sandro? Sì, chiaramente d'accordo. Per quanto riguarda la difesa, ti dico che sicuramente non è stata messa neanche un minuto sotto pressione, quindi le valutazioni le dobbiamo fare nelle successive partite. Per quanto riguarda Kolarov ti do pienamente ragione, ma a parziale scusante di questo giocatore, Kolarov è un ragazzo possente, fisicamente molto grosso di statura e anche di muscolatura, e quindi ha bisogno di tempo per poter anche entrare in forma, e quindi credo che forse Sabato ha pagato anche un po' i prossimi della preparazione. E per quanto riguarda El Shaarawy, io ritengo che El Shaarawy è un giocatore che a me piace tantissimo, sin da quando è esploso nel Milan, non capisco appunto perché è finito al Monaco e non in una squadra importante italiana come pure la Roma, e ritengo che El Shaarawy con a fianco di Zeko sia veramente una bella mina vagante per il futuro del gioco della Roma. Sì, cambiamo, voltiamo pagina, passiamo direttamente al successivo turno, quello infrasettimanale. Lo ricordiamo, la Roma giocherà mercoledì alle 18 allo stadio Ciro Vigorito di Benevento, proprio contro la squadra beneventana. La squadra di Baroni, lo ricordo, viene purtroppo da una prestazione allucinante, negativa sotto ogni aspetto, addirittura una goleata del Napoli, perché ha giocato a Napoli appunto e ha rimediato la bellezza di ben 6 gol. Tante le azioni costruite da parte Nopei e la squadra sannita ha dovuto subire appunto l'attacco micidiale del Napoli, una squadra corale, quella partenopea, che non ha dato scampo alla squadra di Baroni. Cosa ti aspetti dalla Roma in quel di Benevento? Riuscirà a prendere i 3 punti la squadra giallorossa anche a Benevento, nonostante si parla già di un'assenza importante, quella di Ciciretti a centrocampo? Lo ricordo, Ciciretti è un giocatore a tutti gli effetti della Roma,
ha girovagato per l'Italia, si è ben formato nei giovanili della Roma, adesso è in forza al Benevento e addirittura ha realizzato il primo gol in Serie A della squadra beneventana, quindi per lui un gol storico, ma purtroppo non sarà della partita. Così come non sarà della partita, Sandro, per quanto riguarda la squadra giallorossa, di Schick, che bene abbiamo visto entrare nella parte finale della partita contro il Verona e ho visto ottimi spunti da parte del giocatore cieco, quindi due giocatori fondamentali e per la Roma e per il Benevento che non saranno della partita, ma non sarà certo questo a fermare le avanzate della squadra giallorossa oppure i propositi di attacco della squadra, l'altra squadra giallorossa, in questo caso quella beneventana. Che pensi partita sarà quella di mercoledì? Mi aspetto un'altra grossa prestazione da parte dei giallorossi, che diano prosieguo e fondamento a quello già che è stato fatto con il Verona, e quindi sicuramente una partita da portare a casa con i tre punti e possibilmente di chiudere subito nei primi minuti, nel primo tempo, perché poi con questo tipo di squadre matricole rimanere troppo tempo sullo 0-0 potrebbe essere negativo. Ti dico anche del Benevento, nonostante la goleata con il Napoli, credo che sia l'unica vera e propria defaillance dei Sanniti, perché ricordo che nelle due partite casalinghe ha perso in casa col Torino al 93esimo, in casa col Bologna sempre 1-0, con un gol per pareggio prima convalidato e poi tolto. Quindi alla fine non ci dobbiamo far mettere in discussione il fatto di aver perso 6-0 con il Napoli. Secondo me è l'unica partita, l'unica gara in cui proprio il Benevento è crollato subito. Per il resto, nelle altre precedenti gare, insomma, si era comportato bene e avrebbe meritato almeno con il Bologna e con il Torino un pareggio. Allora, sappiamo che il mister Eusebio Di Francesco contro i Sanniti, quando allenava le altre squadre, non ha mai ben figurato, ma qui si parla del campionato della massima serie, ci sono giocatori diversi, quindi situazioni diverse. Sicuramente Eusebio Di Francesco, amici di RDR Radio, ma soprattutto Sandro Ronconi che ci sente dall'altra parte del telefono, manderà in campo la miglior formazione, quella atta a conquistare i tre punti. Molto probabilmente si parla, Sandro, si parla anche dell'inserimento, questa volta di Gonalons al centro della difesa a dirigere le operazioni di comando. Secondo te l'ex capitano del Lione potrà ben figurare in questa partita o è giusto lanciarlo proprio in questa partita così delicata poi? Credo che Di Francesco stia centellinando tutti i suoi ragazzi, sia dal punto di vista fisico che tattico, e sicuramente, come ha già fatto sabato con Pellegrini, con Esciaraui, con Florenzi, arriverà anche il turno di Gonalon. Non sono convinto dopo domani della presenza del giocatore ex Lione, perché secondo me mister Eusebio Di Francesco riproporrà, per quanto riguarda i 10 undicesimi, la squadra che ha battuto il Verona.